Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi video haul di nuovo. Ho acquistato sul sito di Machialia per il Black Friday. Machialia ha iniziato gli sconti il giovedì anziché il venerdì, quindi io giovedì sera ho effettuato l'acquisto e vi faccio vedere cosa ho acquistato. Prima cerco di giustificare i miei capelli che fanno più schifo del solito, ma li ho lavati, non li ho stirati, non ci ho messo niente, né olietti né fitosette, perché stasera o domani voglio colorarli nuovamente con alcune erbe tintorie e poi finalmente la prossima settimana vi farò il video appunto su come ho colorato i capelli con l'henné e con altre erbe tintorie. Tra l'altro la settimana scorsa sono andata a tagliare i capelli da un'altra parrucchiera perché è stata una scelta diciamo improvvisa e appunto sono andata nella quella che ho vicino casa dove va anche mia madre e volevo semplicemente appunto spuntarli un pochino per sistemare il taglio perché ormai si erano allungati e ho specificato più volte alla parrucchiera di non toccarmi la lunghezza. E allora inizia a tagliare e mi fa: quindi la lunghezza non la tocchiamo? Io: no, ho soltanto una spuntatina. Tra l'altro avevo anche chiesto se fossero rovinati, mi ha detto assolutamente no, le punte erano sanissime, meno male. A un certo punto vedo che tira i capelli tutti in alto e ne taglia così. Quindi la lunghezza l'ha toccata e come? E mi ha detto: signorina, tanto ricresceranno. No, tu non mi vedrai mai più qui dentro, perché se io ti dico di non toccarmi la lunghezza dei capelli tu non me la devi toccare. Chiusa questa piccola parentesi, sono incavolatissima e vi faccio vedere cosa ho acquistato. Allora, Machialia per appunto il Black Friday aveva messo le spese a 3 euro, poi il sito si impallava continuamente e sono diventate gratuite, gratis, quindi credo che l'abbiano fatto appunto per farsi perdonare del disagio del sito bloccato, e c'era il 3x2 su alcune marche, tra cui la Montagnes, Wet n Wild e Makeup Revolution. Inutile dire che ho acquistato appunto queste marche, ma non perché c'era il 3x2, perché già ero partita con l'idea di acquistarle. Allora, come sempre arriva tutto in questo Pluriball con corriere SDI, ordinato il giovedì sera, è stato spedito già il venerdì e mi è arrivato tutto il martedì o il mercoledì, ora non ricordo, con corriere SDA tutto tracciabile. E ci sono come solito gli omaggi, le caramelline. Mi hanno mandato poi questo ombretto della Ibiza Ibiza. Allora, vi avevo detto che stavo tenendo da parte anche l'altro ombretto che mi hanno inviato delle Ibiza Ibiza per voi. In realtà non me la sento di mandarvelo per un semplice motivo: Machialia dopo il Black Friday ha annunciato che i prodotti Ibiza Ibiza che loro regalavano hanno scadenza dicembre 2014. Ora, io dubito che se ne siano realmente accorti soltanto adesso, però insomma hanno avvisato. Sono andata a controllare, hanno detto non tutti i prodotti che hanno inviato come omaggi, però sia questo che mi hanno inviato appunto con l'ultimo ordine che quello dell'ordine precedente hanno scadenza dicembre 2014, quindi ovviamente non ve li mando. E poi in omaggio c'era anche questo specchiettino che io non ho neanche aperto, appunto con la pochettina Machialia, e qui dentro c'è lo specchietto con la pellicolina che non ho ancora tolto e appunto la scritta qui dietro. La luce come sempre è pessima, ma come sapete devo comprare le luci perché altrimenti non ne usciamo più fino a primavera inoltrata. Poi ho appunto, passiamo agli acquisti, ho preso 3 maschere della Montagnes, ovvero una maschera e 2 confezioni di patch per gli occhi. La maschera è questa Spargil Rouge, quindi all'argilla rossa e melograno, mi sembra, da quel che vedo, ed è una maschera in tessuto. Io non mi aspettavo fosse una maschera in tessuto, ma sono ben contenta che lo sia, e con melograno e cannella. La proverò presto e vi farò sapere, mentre ho già provato questi qui che sono i patch anti borse. Questi qui l'ho provato domenica perché avevo un pranzo di compleanno in famiglia, avevo dormito poco, avevo gli occhi gonfissimi, l'ho messo, qui dice di metterlo un'oretta in frigorifero, io non avevo tempo, l'ho messo un quarto d'ora, 20 minuti in congelatore e poi l'ho tenuto sotto gli occhi per quasi un'oretta. Infatti qui dice l'applicazione dai 30 ai 50 minuti e devo dire che mi ha veramente sgonfiato tantissimo gli occhi, minimizzato le occhiaie, quindi per averlo provato una volta vi posso dire che non mi è dispiaciuto. E ho preso poi anche questo, che sono sempre patch, sempre da utilizzare, messi in frigo e poi tenuti in posa per 30-50 minuti, ma in questo caso sono anche occhiaie. Voi mi direte: Sara, non ne hai assolutamente bisogno, ditemelo, però insomma volevo provarli perché sono affetta da fobia da zampe di gallina, quindi
volevo provarle e quindi ho pagato soltanto due di queste maschere e l'altra è venuta a maggio. Passiamo poi agli acquisti Makeup Revolution 2, li avete già visti, sono le palettine che ho messo in palio nel giveaway. Se non l'avete visto vi lascio il link nell'info box, c'è un giveaway, appunto il giveaway natalizio per ringraziarvi, che sarà valido fino al 6 gennaio. Quindi ho preso queste due che sono l'Essential Shimmer, cioè posso fare, e l'Essential Matte. E i colori sono talmente belli visti dal vivo che io vi dico già che in un prossimo ordine le prenderò anche per me, e sono queste due. E poi è uscita gratis praticamente questa qui, che è l'Essential Day Tonight. Questi sono colori, non credo ci siano matte perché vedo degli sbrillini anche qui, quindi mi sembrano più che altro tutti shimmer, qualcuno magari satinato, ma non mi sembra ci siano colori matte opachi. E appunto questa qui con questi colori adatti appunto sia a trucchi più sobri che un pochino più elaborati e sofisticati. Poi per colpa di Ornitorella, ultimamente i miei acquisti sono sempre colpa sua, ho acquistato questi tre rossetti della Wet n Wild. Molti di voi magari hanno la fortuna di trovare gli stand Wet n Wild nelle UPIM o negli OVS. Qui da me a malapena negli OVS trovo la Essence, e di UPIM non ve traccia, quindi insomma non posso trovarli in giro. E ho preso questi tre, che tra l'altro proverò con voi perché non li ho ancora aperti. Allora, il primo è quello che ho preso perché praticamente mi veniva gratis, non sapevo quale colore scegliere, quindi ho scelto questo. E ho il dubbio, ecco, non ho il dubbio, si è già staccato il rossetto dalla confezione perché balla. Quindi se riesco ad aprirlo vedremo insieme il danno. Ecco, questo è il rossetto, la colorazione è la Red Velvet, non so se vedrete nulla, comunque fidatevi. E il rossetto è già staccato perché balla. No, non è staccato, ma è lì. Questa è la colorazione, la swatch adesso con voi perché non li ho ancora aperti. E devo dire che non mi dispiace, oddio, in fotocamera, cioè io la vedo nello specchio che ho messo dietro la fotocamera, pensate come sono professional, lo vedo molto molto sparaflesciato, sembra quasi colore evidenziatore, in realtà vi assicuro che è molto più sobrio, ora spero che nel computer si veda meglio, ma in fotocamera adesso si vede sparaflesciato e non è così sparaflesciato. È un rosso bello acceso, direi abbastanza freddo, però non è assolutamente così come lo vedo, non lo è. Comunque mi sembra un colore carino, ecco, ho già sporcato il tappino. Sara, magari di prezzi, allora questi rossetti 2,99€ l'uno, io ne ho presi 3 e ne ho pagati 2. Le maschere Montage Jeunesse 2,45€ l'una, anzi no, 2,45€, e il patch contorno occhi 1,95€ l'altra, quindi quella 1,95€ mi è venuta gratis, mentre le palette 4,95€ l'una, e ne ho pagate 2 e me ne è venuta una gratis. Tornando ai rossetti Wet n Wild, questa è la colorazione Sugar Plum Fairy, presa sempre per colpa di Ornella, perché l'ho visto da lei e me ne sono innamorata, e lo swatch adesso con voi. Ed è questo qui, che non renderà un cavolo, e anche qui non lo vedo per niente fedele con questa luce del cavolo. Comunque, ora non ho Flatout Fabulous a portata di mano, ma mi sembra comunque abbastanza simile, devo dire la verità. Forse ha una punta un pochino di rosa in più il Flatout Fabulous, e comunque magari li swatcherò, se vedo che sono simili ve lo scrivo qui da qualche parte. Nello stick non si direbbe. E questo appunto è il secondo rossetto. L'altro è quello che mi piace di più in assoluto, il Cherry Bomb. Ed è questo qui, che non sono in fissa con i colori scuri, no, non si è capito. E questa è la colorazione, e li proverò prestissimo, non finish, mi sembra matte, o comunque satin al massimo, e quindi insomma li proverò presto e vi farò sapere. Fatemi come sempre sapere se avete già provato questi prodotti, come vi siete trovati, e vi ricordo che non posso rispondere alle domande che mi fate sotto il video del giveaway, perché altrimenti andrei ad influenzare l'estrazione, perché l'estrazione come sapete sarà fatta random tramite sodeo.ch, quindi vi risponderò alla fine del giveaway, oppure se volete ripostatemi qui sotto le domande e vi risponderò.
Come sempre, appunto, se volete informazioni sul sito, su Machialia, su come spedisce, avete qualche dubbio, chiedete pure senza problemi e ci vediamo presto. Ciao!